auspicious day, the disappearance day of a great Vaishnava, Srila Prabhupada Nanda Sarasvati. Oggi è un giorno molto auspicioso, il giorno della sparizione di un grande devoto, Srila Prabhupada Nanda Sarasvati. So on this day, some devotees have received initiation into the Satsampradaya, the eternal transcendental tradition of Bhakti to Sri Krishna. Oggi alcuni devoti hanno ricevuto iniziazione nella Satsampradaya, l'eterna tradizione di Bhakti verso Krishna. So you can always remember that you are initiated on the great day of Srila Prabhupada. Quindi potrete ricordare per sempre che siete stati iniziati nel giorno della sparizione del grande Srila Prabhupada Sarasvati. Vogliamo annunciare i nomi spirituali degli appena iniziati devoti. So I request that person, formerly known as Irina, to stand up. Quella persona conosciuta formalmente come Irina potrebbe alzarsi per favore. Perhaps you know that Krishna, Ishvara Paramaha Krishna, he is the supreme controller. Forse voi sapete che Krishna è Ishvara Paramaha Krishna, il supremo controllore. He is Ishvara, that means not even a blade of grass can move without the permission of Krishna. Ishvara significa che neanche un filo d'erba può muoversi senza il permesso di Krishna. But you should know that Krishna, he cannot even move a finger without the permission of Radharani. Ma Krishna non può muovere neanche un dito senza il permesso di Radharani. So though Krishna is Ishvara, Radharani is Ishvari. Anche se Krishna è Ishvara, Radharani è Ishvari. So I am keeping your name, Ishvari Dasi! That means maid servant of that Radharani who completely controls Krishna. Questo significa la servitrice di Radharani, colei che controlla pienamente Krishna. That personality from history, quella personalità della storia, who is no longer with us, che non è più con noi, but formerly was famous by the name Juju, ma che era famoso con il nome Juju, please stand up. Per favore alziamo. I have one question. Ho una domanda. What is the name of the father of Nimai? Qual è il nome del padre di Nimai? It's a question. What's the name of the father of Nimai? Jagannath. Jagannath. So I'm keeping your name Jagannath Das. So Jagannath is here with big eyes, he's the Lord of the universe. Jagannath lo possiamo dire qua con gli occhi spalancati, è il Signore dell'universo. But Jagannath is also the name of Nimai's father also. Ma è anche il nome del padre di Nimai. Jagannath Mishra. So, this is your auspicious transcendental name. Questo è il tuo nome trascendentale auspicioso. Can that devotee, formerly known as Kira, please stand up. Quel devoto conosciuto come Kira. You know that Radharani is full of love for Krishna. Voi sapete che Radharani è piena di amore per Krishna. Once upon a time, un tempo, one sadhu was telling the history, the pastimes of Lord Ramachandra. Un sadhu stava raccontando i passatempi e la storia del signore Ramachandra. And he described how Ravana stole away Sita. E ha descritto come demone Ravana rubò Sita. And he kept a prison in a garden called Ashoka Vatika. La rapina la portò prigioniera in un giardino chiamato Ashoka Vatika. It was very beautiful place. Era un posto molto bello. Now you should know that if anyone is speaking the pastimes of Lord Ram, then in one form or another, somehow or other, Hanuman, who is very eager to hear about the pastimes of Lord Ram, he always takes a disguise
Se qualcuno racconta ai passatempi di Rama, il signore Hanuman, lui si nasconde sempre nelle vesti di qualche signore anziano o qualcosa del genere, si nasconde dietro alla stanza e ascolta, perché lui vuole sempre ascoltare con molta bramosia i passatempi. Lui viene sempre ad ascoltare il Ramakatha. Ma le persone ordinarie non lo notano. Come adesso Shridevi è lì. But you don't know, I'm speaking Ramakatha, maybe Shridevi is in the kitchen, Hanuman is coming home, Shridevi comes in. Ma forse adesso io, siccome sto parlando Ramakatha, in realtà Shridevi è in cucina, ma questo è Hanuman che ha preso la forma di Shridevi. E voi non lo noterete. So, Hanuman was sitting in the audience listening. Hanuman sedeva tra l'audienza e ascoltava. And when that sadhu said, oh, see today he was kept captive in that beautiful garden. He said, no, I was there, it was not beautiful. E quando colui che parlava disse Sita fu rapita e fu tenuta in questo bellissimo giardino, lui rispose no, non è vero, io ero là e non era per niente bello. But he was very respectful, he didn't want to interrupt the katha. Ma era molto rispettoso e non voleva interrompere il katha. Afterwards, Hanuman, in his own form, he came to that sadhu privately. Dopodiché Hanuman, nella propria forma originaria, andò da quel sadhu privatamente. He said, why did you say that Ashokvatika, that garden was beautiful? E disse, perché hai detto che quel giardino era bello? With many flowers, different colors. Con tanti colori, tanti fiori. I was there, I went there myself. Io stesso sono stato lì. Everything was red. Tutto quanto era rosso. Only red. Solo rosso. Then that sadhu said, oh Hanuman. E quel sadhu gli disse, oh Hanuman. Because you have so much love for Sita. Siccome tu hai così tanto amore per Sita. And because Ravana had kidnapped her, so you are seeing that everything was red. E siccome Ravana l'aveva rapita, tu vedevi tutto rosso. Then Hanuman, alright, your katha is okay. E allora Hanuman gli disse, ok, tu verrai a posto. So when you have love, that love makes you see in a particular way. Quando voi avete l'amore, quell'amore vi fa vedere le cose in modo differente. So if you said that Radharani, when she closes her eyes, she sees Krishna inside. È detto che Radharani quando chiude i suoi occhi vede Krishna dentro di sé. And when she opens her eyes, she sees Krishna everywhere else. E quando apre gli occhi vede Krishna dappertutto all'esterno. So because she sees Krishna always inside and outside, everywhere, due to the intensity of her love, her name is Krishnamayi. E il suo nome è anche Krishnamayi, siccome lei vede Krishna dappertutto, sia all'interno sia all'esterno in ogni cosa. That means she sees everything as Krishnamayi, Krishna everywhere. E questo a causa dell'intensità del suo amore. Lui so I'm giving your name Krishnamayi. Oh, there was another person. Can this person, formerly known as Laura Parinelli, stand up? Quella persona formalmente chiamata come Laura Parinelli, può alzarsi per favore. So I'm changing his name Parinelli to Priya. Io cambio il nome Parinelli a Priya. And Laura is going to become not Laura but Gaura. E Laura diventa non Laura ma Gaura. So now no Laura Parinelli, now there is Gaura Priya. Gaura significa Chaitanya Mahaprabhu dorato. And Priya means who is most beloved to Gaura. E Priya significa colei che è molto cara a Gaura. So all the great devotees of Chaitanya Mahaprabhu they're called Gaura Priya. Tutti i grandi devoti di Chaitanya Mahaprabhu vengono chiamati Gaura Priya. The male ones are called Gaura Priya. I maschi Gaura Priya. And female ones are called Gaura Priya. E le femmine Gaura Priya. So Gaura Priya means those females who are very dear to Mahaprabhu. Ovvero coloro che sono donne e sono molto care a Mahaprabhu. So your name is Gaura Priya. Quindi il tuo nome è Gaura Priya. That is means especially the Vishnu Priya, Chaitanya Mahaprabhu's wife. Che specialmente si riferisce a Vishnu Priya, la moglie di Chaitanya Mahaprabhu. She is completely absorbed in Chaitanya Mahaprabhu day and night. Lei è completamente assorta in Chaitanya Mahaprabhu giorno e notte. Chanting Harinam and weeping. E lei canta Harinam e piange. In separation when?
Mahaprabhu took sannyasa. In separazione da quando Mahaprabhu prese sannyasi. All the Vaishnavas want to get her mercy. Tutti i devoti vogliono ottenere la sua misericordia. So your name is Gaura Priyadasi. Il tuo nome è Gaura Priyadasi. Gaura Priyadasi.